Si interrompe dopo 6 risultati utili consecutivi, 7 se si considera anche l'esploit a tavolino arrivato nei giorni scorsi per il match di Sala con Sirina, la striscia positiva del CLN Cusmolise, che nel confronto spareggio in chiave playoff cede al Palaunimol ad un Eco City Cisterna Genzano che fa valere la maggiore qualità dei propri interpreti. In particolare è la prima frazione a segnare l'inerzia del match. Dopo pochi secondi Luca Jan porta in vantaggio gli ospiti. Poi, nonostante i diversi tentativi del rossoblù di impattare, arriva il raddoppio di Guedes e prima della fine del tempo c'è anche la seconda rete di Luca Jan per lo 0-3 dell'Eco City. Sanginario parla con i suoi durante l'intervallo ed il ritorno in campo del rossoblù è determinato. Di Stefano sigla l'1-3, poi Lucas riavvicina ulteriormente i suoi ed infine Barrichello ad impattare sul 3 pari. L'ulteriore cartellino giallo e l'espulsione di Lucas portano in inferiorità numerica il team rossoblù, che subisce le reti di Luca Jan, arrivato a siglare la propria tripletta, e di Guedes, doppietta per lui, che consentono agli ospiti di centrare il 7° punto nelle ultime 3 gare e portarli in piena zona playoff. Per il CLN Cusmolise ora, prima della sosta natalizia, ci sarà la sfida sabato a Pescara in casa di un Academy che non è scesa in campo in questo turno per problemi all'autobus che trasportava gli abruzzesi a Benevento.